Avete presente quei film western alla Mezzogiorno di Fuoco? Entra lo straniero nel saloon e tutti mettono mano alla pistola e cercano di capire se ha intenzioni ostili, pronti a sparare da un momento all'altro. Oppure quei film in cui viene riprodotta un'atmosfera di provincia. Entra uno sconosciuto nel bar e tutti lo guardano un po' di traverso. Quando noi andiamo incontro all'altro, istintivamente siamo sempre un po' preoccupati e questo, che lo vogliamo o no, traspare nella nostra comunicazione. Ad esempio, supponiamo di entrare in una stanza in cui non conosciamo nessuno. Beh, sarà naturale avere un pochino di ansia, un pochino di preoccupazione. E che lo vogliamo o no, quest'ansia e questa preoccupazione traspaiono. Noi trasmettiamo queste emozioni agli altri. E facilmente le stesse emozioni ritorneranno a noi. Ora, io credo che tutti noi abbiamo il desiderio di comunicare meglio con gli altri, eppure qui c'è un dilemma. Tutti abbiamo il desiderio di avere un buon rapporto con gli altri, di avere una buona comunicazione, ma questa rischia di diventare una preoccupazione che influisce negativamente sulla nostra comunicazione. Se noi siamo in ansia, riceveremo ansia. Se noi esprimiamo preoccupazione, riceveremo preoccupazione. Come facciamo allora a interrompere questo circolo vizioso negativo? Dobbiamo innanzitutto essere consapevoli che la nostra comunicazione consiste di tanti messaggi, verbali e non verbali, che noi trasmettiamo continuamente all'altro. Ma questi messaggi ritornano anche a noi, senza neppure parlare, la persona di fronte a noi ci trasmette un feedback riguardo a quello che noi gli stiamo comunicando. Chiamiamo questo processo il feedback della comunicazione, un continuo scambio di messaggi verbali e non verbali tra noi e la persona di fronte a noi. Se comunichiamo noia, riceveremo noia. Se esprimiamo aggressività, facilmente ci ritornerà indietro aggressività. Se esprimiamo positività, riceveremo altra positività. E così con la felicità, l'avversione, il piacere o la disponibilità. Credo che ora questo meccanismo ti sia chiaro. Che cosa dobbiamo fare a questo punto? È importante smettere di cercare conferme, smettere di essere preoccupati di quello che riceviamo, di quello che il nostro partner, i nostri colleghi o magari persone sconosciute che abbiamo appena incontrato ci trasmettono. Dobbiamo invece cercare di generare in noi quelle stesse emozioni che desideriamo che ci ritornino. Così facendo, creeremo quel feedback positivo che tutti noi ricerchiamo nella comunicazione. Amicizia, fiducia, passione, gioia sono tutte emozioni contagiose, come tutte le emozioni del resto. Ansia, insicurezza, paura, a volte sfuggono al nostro controllo, ma se siamo consapevoli di questa dinamica, riusciremo a creare quel circolo virtuoso positivo di buona comunicazione che tanto desideriamo. Riprendo allora l'esempio di cui ho parlato all'inizio. Immagina di entrare in un bar, non conosci nessuno in questo bar. Qual è il tuo atteggiamento entrando? Immagina di assumere un atteggiamento assolutamente sereno, disteso, un lieve sorriso. Entra con passo sicuro e vai verso il bancone del bar. E chiedi magari al barista, se sei arrivato in città da poco, un posto in cui poter andare a dormire, un buon ristorante in cui mangiare alla sera. Coltivando questo atteggiamento interiore positivo nei riguardi degli altri, ti accorgerai come qualunque ambiente potrà diventare ospitale e positivo, non perché gli altri cambieranno, ma perché tu avrai imparato a cambiare il tuo atteggiamento nel porti rispetto agli altri. Qualunque incontro potrà diventare un incontro positivo, non soltanto per te, ma anche per la persona che incontrerai. Se questo segreto ti è piaciuto, devi fare ancora due cose. Uno, metterlo in pratica. 2. Condividere questo video. Iscriviti al canale e fammi sapere nei commenti che cosa ne pensi. Al prossimo video!